Diciamo che intanto noi non ripartiamo, ma proseguiamo quello che stiamo facendo già da 10 anni. Abbiamo avuto un sindaco come Marzio Favero che ha fatto della lungimiranza il proprio cavallo di battaglia, poi è stato sostituito perché è andato in regione dal sindaco Severin, il quale ha un'abnegazione per il lavoro di sindaco che è qualcosa veramente di incredibile. Credo che fondamentale sia in ogni situazione la capacità di amalgamare in gruppo. Noi abbiamo un gruppo che è già amalgamato da anni e quindi credo che proseguiremo sotto questo filone. Allora, questo nome Grande Montebelluna da dove arriva? Il nome Grande Montebelluna deriva da una riflessione. La riflessione è che nel 2011 Marzio Favero si candidò qui a Montebelluna con una lista civica che era Progetto Grande Montebelluna. L'idea era quella di travalicare da un punto di vista istituzionale i confini comunali. Quindi non stiamo parlando certamente di un imperialismo montebellunese, ma un ruolo di collaboratore con tutti i comuni contermini. Ricordiamo che qui Montebelluna comunque è la città di riferimento per quanto riguarda soprattutto alcuni servizi che nelle altre cittadine contermini non ci sono. Questo progetto è stato portato in porto, è stato portato a casa nel corso degli anni. L'idea è quella di proseguire su questo filone, quindi il progetto Grande Montebelluna ha perso la sua prima declinazione di progetto, è diventata una realtà e deve continuare sotto questo profilo. Quindi, tenendo conto, come dicevo prima, l'esempio più palese è il fatto che siamo la porta del Montello, turisti ce ne sono veramente tanti in giro, ma ce ne sono sempre troppo pochi perché abbiamo di quelle bellezze che sono emozionanti e quindi abbiamo il dovere anche di poterle valorizzare, di doverle valorizzare e di farle conoscere a tutti quanti. Zaia prima parlava di un sindaco che deve essere anche un po' sceriffo, ma uno sceriffo nel senso di ascoltatore, anche di un buon ascoltatore della cittadinanza. Lei crede di avere il distintivo, di poter avere il distintivo? Allora, il distintivo di certo non me lo metto io, ma sarà distintivo ovviamente da un punto di vista metaforico e simbolico, non me lo metto di certo io, saranno poi i cittadini a decidere a chi dare questa stellina, diciamo. Io dico solo questo, se voi avete visto il mio manifesto, l'hashtag è uno di noi e quindi uno di noi vuole proprio essere poter definire quel rapporto umano che deve necessariamente essere e nascere nella politica, nell'amministrazione con i cittadini. Già mi viene naturale perché lavoro qui dietro, sono comunque qui in municipio anche per motivi di vicinanza con il mio studio, direi ogni giorno, e quindi sono sempre qui. Non significa che Montebelluna ovviamente sia sempre il centro, per questo motivo proprio nel mio dépliant è inserito un numero di telefono dove le persone possono comunque contattarmi su WhatsApp per potermi dare dei consigli e dei suggerimenti. Dico potermi dare perché faccio da collettore, ma ripeto sempre, siamo un gruppo e quindi sicuramente uno di noi fa parte di un noi che è un gruppo per il momento di amministratori, ma se questa stelletta mi verrà conferita, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che lo sceriffo, in senso positivo, deve necessariamente essere tra i cittadini. Presidente, la promessa di candidato sindaco Conegliano era quella riguardante la sicurezza. Qui a Montebelluna si parla di viabilità, di economia. Di cosa si parla? Che cosa ha bisogno la città per brillare? Beh, di continuità, di centralità di Montebelluna, di dialogo con i territori e soprattutto di inclusività, ed è esattamente il progetto che ha il nostro candidato sindaco Adalberto Bordin, che poi nella continuità con Marzio Favero e con il rapporto che ha con noi con la Regione si andrà avanti su questa linea. Anche in questa presentazione ha ricordato la figura di un sindaco sceriffo, che cosa intende? Ma è sceriffo gandiano, non un pistolero, una persona del dialogo, una persona che, come nell'immagine dello sceriffo dei film, è sempre in mezzo alla gente, che comunque però difende la sua gente, perché come diciamo sempre noi, il vigile urbano, i nostri sindaci lo devono utilizzare non per mettere multe ai cittadini, ma per controllare magari i documenti di qualcuno che ciondola e gira per il paese e non si sa di cosa viva. Montebelluna e il Montello hanno giocato un po' in panchina, sono state un po' in panchina durante le partite verso la valorizzazione del territorio della Pedemontana, le colline UNESCO, il MAB Monte Grappa, ma potrebbe diventare una porta verso questi patrimoni. Ma intanto il Montello, grazie a me, ha una DOCG del Prosecco, mi sembra che non vada male da quelle parti. Poi dico che la centralità che avrà Montebelluna con
e Bordin sindaco, sarà una centralità unica, ancora non la immaginiamo che è rappresentata da questo nostro nuovo asse viario che è la Pedemontana, che sconvolgerà il nostro modo di girare e di circolare in questo territorio. Pensare che Treviso Montebelluna saranno 10 minuti, capite che va a sconvolgere anche tutte le dinamiche e gli equilibri che si sono creati in decenni.